E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo di un film un po' vecchiotto, stiamo parlando del 98, ma che ne hanno chiacchierato molti. Molti me ne hanno parlato male, molti l'hanno preso come stile di vita. Sto parlando del grande Lebowski. Lebowski, a dire la verità, perché Lebowski è Salmo, che comunque ci si è rifatto un po', infatti pure lui mi pare. Con trama, personaggi, obiettivo, vi avverto che questo è un film secondo me unico. Volevo parlarvene perché mi ha colpito. Allora, io sono un gran fan dei film demenziali, ho visto tutti quelli di Adam Sandler, Sacha Baron Cohen, tutti questi qui che insomma proprio si divertono a scorreggiare davanti alla camera da presa e è stupendo. Per me è stupendo, a me fa ridere un botto questa roba totalmente nonsense. Però questo è diverso. Perché? Perché nelle regie sia di Adam Sandler che di Sacha Baron Cohen, per dirvi che sono più o meno i big di questi film, c'è sempre una un punto fermo che non varia mai. Il protagonista è un coglione. Qui invece il protagonista è sì un coglione, ma non nel senso che è stupido, non nel senso che cazzeggia a livelli estremi, è un coglione nel senso che è un poro coglione proprio, che si trova lì nella merda, cioè lui è una persona semplicissima e infatti la cosa più bella del film è vedere le sue reazioni, come è circondato da cretini e lui sta lì proprio... Che cazzo? E questa è una cosa stupenda per me, cioè proprio divertente, un po' diversa dal solito. Il tutto comunque, la trama per dirvi è che lui così, random, sta facendo la spesa, torna a casa, lo gonfiano di botte quando torna a casa, lo affogano nel cesso, non muore naturalmente, e poi gli pisciano sul tappeto. E lui sta cosa la prende sul personale. Ormai quel tappeto diventa il suo obiettivo di vita. Tutto ciò per cui respira. E quindi deve andare da questi tizi a farsi ridare un cazzo di tappeto, perché adesso si sente vuoto e vuole giustizia per il suo tappeto. Poi viene messo in mezzo a dei cazzo di non lo so, di rapimenti, riscatti, e lui cerca insomma di uscirne magari anche con qualche soldarello, ma va sempre a finire peggio, soprattutto per il suo amico fantastico, che cioè è proprio la spalla comica più divertente che io abbia mai visto, ragazzi. Cioè, allora, è uno che fa finta di essere tornato dal Vietnam, anche se almeno il protagonista, quindi Lebowski, dice che non è vero. Fa finta di essere ebreo perché ha avuto una moglie ebrea e quindi si è convertito, ma a dir la verità è solo quando gli pare. E è un gran pazzoide malato che appunto, cioè, si porta le pistole in giro, minaccia la gente. E io lo dico, la cosa più bella e divertente di questo film è che lui, che ancora non hanno detto che è un finto ebreo, dice da ebreo, quindi ancora tu sei ancora convinto che lui è 100% ebreo, che tutto sommato i nazisti non sono così male. E per me questa è stata la cosa più divertente del film. Io stavo veramente stirando lì in quel momento. Vabbè, comunque la trama è questa, fino a che poi non succede un cazzo, ritorna tutto nella normalità. È questo quello. È divertente perché distruggono vari personaggi, ma proprio li blastano in un modo allucinante che ti diverti. Magari, ecco, secondo me è durato un po' troppo il film. Questo è vero. E anche dei vari momenti di calma, che però dici, cazzo, è talmente fatto bene questo scambio di battute che anche se non mi sto divertendo troppo in questo momento, non mi annoia. Ci sta. E che dire? Io trama, devo dire, per un film stupido, assolutamente 9. Perché no? Personaggi. Allora, già due ve ne ho detti. Poi c'è un terzo che per dirvi è... Mr. Brown, mi pare, delle Iene. Quello lì che sbrocca ogni 2 secondi. Vabbè, comunque, che fa il terzo amico loro,
che è una spalla che viene praticamente insultata ogni 2 secondi dall'altra spalla. Cioè lui cerca di infilarsi dentro ai discorsi, ma ogni volta gli dice: stai zitto, coglione, fine. Questo è il suo ruolo. Poi c'è questo tizio tipo che ha scalato le vette del successo, che è sulla sedia a rotelle ma è ricchissimo, che praticamente tipo insulta tutti e ce l'ha a morte con tutti e dice che lui, cioè, tipo, è un vero uomo, ma anche gli uomini forti. E vabbè, poi ci sta... che cazzo vi posso dire? Vabbè, sono veramente... mi sembrava di vedere un pelino, una specie di Austin Power, però totalmente a cazzo di cane, a Los Angeles, senza cose strane tipo supereroi e supercattivi o agenti segreti. Proprio tutta gente rincoglionita di varie classi sociali che veramente si incontra tutte insieme. Tipo, che ne so, il raccordo di Roma alle 5 del pomeriggio è uguale. Cioè, quando la gente rientra a casa e nessuno sa dove cazzo guidare, non sa come cazzo si guida, tutti quanti diventano degli... ci siamo capiti. Andiamo avanti, personaggi. Comunque, io direi anche qui un bel 9, perché a me è piaciuto tantissimo questo film, lo consiglio. Chi dice che è una merda, secondo me non lo sa guardare nella giusta chiave. Può anche non piacervi, ovviamente, però questi sono film che vanno guardati in un determinato concept, non ti puoi aspettare una cosa seria da questo film. L'obiettivo, cioè, per me è tipo farti ridere allo stesso tempo, farti dire what the fuck, proprio così. E qui pure, secondo me, ci sono riusciti al 100%, quindi... magari, ecco, non poi così tanto, perché molta gente secondo me non ha capito la differenza tra alcuni momenti del film, che forse la gente pensa, tipo, che ne so, che quella cosa sia uno sbaglio, mentre è voluta, però è talmente fatto bene che sembra uno sbaglio. Quindi dai, 9 anche qui, 9 preciso tutti e tre, quindi voto finale 9. Io comunque ve lo consiglio se siete amanti di questo genere di film, così vi fate 4 risate e dite proprio: ma che cazzo mi sono visto oggi? Vabbè, dai.